Grazie, saluto il sottosegretario Laura Agea, sottosegretario con delega agli affari europei. Buon pomeriggio, grazie e benvenuta. Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, grazie. Così come do il benvenuto a Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia, benvenuta, grazie. Buon pomeriggio, grazie a voi. E c'è con noi anche il direttore di Formiche.net, Roberto Arditti. Ciao direttore, bentornato. Eccomi Stefania, buongiorno e buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Allora, io parto da te, direttore, perché voglio che ci aiuti a capire com'è andata, al di là dei trionfalismi, chiaramente, che sono normali evidentemente che ci siano, viste e considerate anche le cifre e visto anche, come dire, la prova, la buona prova che ha saputo dare l'Europa. C'è qualche se e qualche ma, Roberto? Beh, ce ne sono diversi, però sono assolutamente, a mio avviso, marginali rispetto al fatto che un'Europa da molti anni, infilata in una serissima crisi politica ed istituzionale, talmente seria da avere perso per strada una delle nazioni più importanti dell'intera architettura europea, cioè la Gran Bretagna, aggiungo con l'aggravante di avere sviluppato nell'Europa continentale un dibattito demenziale, secondo il quale gli inglesi hanno sbagliato ed è colpa loro di tutto quello che è accaduto, dopo anni di gravissima difficoltà dell'istituzione europea, oggettivamente, e vorrei anche aggiungere Stefania, quasi esclusivamente per merito della pandemia, l'Europa ha battuto un colpo di straordinario valore politico che va al di là per certi versi degli aiuti che arriveranno e quindi discuteremo tra pochi minuti con tutti i tuoi ospiti, vanno al di là della questione degli aiuti, perché vorrei segnalare, tanto per fare un esempio, che nelle decisioni dopo 4 giorni di Consiglio d'Europa c'è il fatto che nasce una volontà di indebitamento comune dell'Europa e nasce in qualche modo per la prima volta una sorta di politica fiscale comune dell'Europa. Quindi noi siamo, almeno nelle premesse, che però sono decisioni del Consiglio d'Europa, di fronte a una oggettiva rivoluzione dell'istituzione europea, rivoluzione che con gli occhi di noi italiani nel suo complesso non va guardata positivamente. Poi dentro, e credo che ne parleremo, ci sono molti aspetti, comprese le condizionalità tutt'altro che irrilevanti per accedere a questi finanziamenti, che però a mio avviso fanno parte di un gioco in buona parte anche virtuoso. E comunque concludo Stefania, questa idea che nella storia dell'economia non ha cittadinanza, che qualcuno, chiunque egli sia, ti dà dei soldi per il puro piacere di darteli, non è mai accaduto nella storia, tanto per essere chiari. Sottosegretario Agea, non è mai accaduto prima. Sappiamo che il merito è evidentemente anche del Presidente del Consiglio Conte. Mi dice intanto politicamente che cosa vuol dire tutto questo per la coalizione? Beh, sicuramente è un obiettivo che non solo abbiamo, per il quale ci siamo spesi, abbiamo lavorato, ma è anche un obiettivo che rafforza veramente una coalizione di governo attorno al suo Presidente del Consiglio, attorno a un risultato importante e attorno anche ora alla necessità di preparare un piano d'azione per utilizzare queste risorse da presentare, come tutti sanno, entro il 15 ottobre alla Commissione, dove poter impiegare questi soldi, questi finanziamenti a fondo perduto e questi prestiti che sono notevoli, con un progetto di visione del nostro Paese da qui ai prossimi 30 anni, perché in realtà quello che stiamo facendo oggi è scrivere il percorso che l'Italia farà nei prossimi 30 anni. E non ci dimentichiamo che se anche questo risultato si è potuto raggiungere è perché comunque proprio la maggioranza si è unita in modo compatto e mercoledì scorso qua alla Camera e al Senato è stato dato un mandato molto forte attraverso una risoluzione
al presidente Conte, che poi ha tenuto quei punti che per il Parlamento erano fondamentali, fermi e fissi nella trattativa, che è sì stata lunga ed estenuante, ma che ha visto l'Italia protagonista. E mi creda, ho vissuto l'esperienza da parlamentare europeo nella scorsa legislatura, un'Italia così forte, anche così in grado di tenere testa ai cosiddetti paesi frugali, raramente l'ho vista. L'ho vista oggi, l'ho vista con l'operato del Presidente del Consiglio, supportato dal mio ministro Enzo Amendola, così come anche dalla struttura della Farnesina, dalla rappresentanza. C'è stato un lavoro fortissimo, grande, coeso, dove veramente l'Unione ha fatto la forza, e questa non è stavolta una frase tanto per dire, dove anche l'opposizione, quella che probabilmente ha anche l'onestà intellettuale di riconoscerlo, ha dato atto del risultato che si è raggiunto, e questo è fondamentale. Io credo che adesso sia il momento in cui la maggioranza, il governo, il Parlamento, così con l'ausilio, e lo auspico veramente, anche delle opposizioni, possa sedersi a riscrivere un progetto che non è semplicemente finalizzato a utilizzare le risorse, ma a scrivere qual è il sentiero che l'Italia percorrerà nei prossimi 30 anni. Allora, una che l'Europa la conosce bene, senz'altro è anche Elisabetta Gardini, che è stata parlamentare europea per diverse legislature, quindi mi interessa particolarmente anche il suo punto di vista per capire, lei insomma, è di Fratelli d'Italia, che in questo momento rispetto alla Lega è su posizioni un po' più moderate su quanto accaduto e sul successo evidentemente del Recovery Fund, perché insomma, l'appoggio di Giorgia Meloni non è mancato, sebbene so, abbiate messo comunque i puntini su lei. Voglio sapere come ha letto lei quello che è accaduto e questa estenuante trattativa che ci ha portato sin qui. Di fatto, diciamo che purtroppo l'Europa in questi suoi negoziati poi alla fine raggiunge sempre dei compromessi e con i compromessi si va sempre al ribasso. Per cui da quello che aveva annunciato la Commissione, che era sicuramente più ambizioso per usare un linguaggio europeo, sono diminuite di molto le disponibilità finanziarie e anche le cose che aveva detto il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, che aveva detto noi 500 miliardi di sussidi sono un buon inizio, potremmo scendere soltanto se a fronte di un'eliminazione Le delle devo chiedere una condizionalità, purtroppo. gentilezza, mi scusi tanto, Sì. sta parlando il ministro Gualtieri, voglio fare un passaggio in diretta almeno per sentire un pezzo del suo Inoltre sono intervento. stati erogati ad oggi quasi 5 miliardi di contributi a fondo perduto alle aziende e alle partite IVA in difficoltà, circa 5 miliardi di indennità per i lavoratori autonomi, che si sta completando con ulteriori erogazioni per circa 1,5 miliardi. E questo solo per citare alcuni degli interventi degli ultimi mesi. A questi interventi di trasferimenti e di eliminazione o riduzione di imposte si è aggiunto poi la sospensione dei versamenti di marzo, aprile e maggio, con ripresa da settembre, per tutti i contribuenti, in difficoltà, con perdite. Da questo punto di vista è intenzione del Governo anche utilizzare il prossimo scostamento per rimodulare ulteriormente questo pagamento previsto per settembre, riducendo significativamente l'onere per i contribuenti per il 2020. In questo quadro è bene anche sapere che i dati di gettito dell'autoliquidazione aggiornati ai versamenti del 30 giugno danno segnali positivi. In particolare il gettito IRPEF registra una riduzione di appena 516 milioni di euro, mentre quello IRES di 932 milioni rispetto all'anno 2019. Deve sottolinearsi che per il 20 luglio è previsto il versamento del saldo 2019, cioè la differenza rispetto a quanto già versato con gli acconti di giugno e novembre, e del primo acconto per il 20, che però, tuttavia, rispetto a prima, potrà essere determinato, oltre che con il metodo storico, con un metodo previsionale basato su un margine di tolleranza aumentato da questo governo da 0 al 20%.
in modo da consentire di modulare le tasse pagate a ciò che effettivamente è stato, si prevede di incassare. Con riferimento ai soggetti ai quali si applicano gli ISA, inclusi forfettari, proprio per venire incontro alle richieste soprattutto dei piccoli studi professionali, il Governo è intervenuto con un DPCM posticipando la scadenza del 30 giugno al 20 luglio oppure al 20 agosto con una maggiorazione dello 0,4. Questa scelta è stata confermata dal Parlamento in occasione della conversione del DL Rilancio ed è un fatto ormai avvenuto, diciamo così. È lecito naturalmente avere opinioni diverse, ma io suggerisco di guardare al futuro. Vi risparmio la parte sul confronto su quanto fatto dagli altri paesi rispetto ai rinvii delle scadenze fiscali che vedono l'Italia paese che fa di più e nessuno adesso sta, adesso tutti hanno ripreso i pagamenti perché naturalmente le imposte servono anche ad alimentare il bilancio dello Stato. Ministro, deve concludere. Tuttavia vorrei cogliere anche il riferimento che le ha fatto all'intervento il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini per manifestare un'apertura, un interesse del Governo a sviluppare, magari coglio l'occasione della prossima interrogazione sullo stesso argomento per approfondire meglio questo concetto, per cogliere positivamente anche un accenno che ho sentito nella sua interrogazione. Grazie. E così il Ministro dell'Economia e delle Finanze Gualtieri a proposito delle scadenze fiscali, come sapete ci sono alcuni gruppi che chiedono un rinvio ulteriore, dei rinvii ulteriori, così come hanno chiesto i commercialisti peraltro, e ci sono anche delle proposte tra l'altro anche del direttore dell'Agenzia delle Entrate, credo che a questo facesse riferimento il Ministro Gualtieri, a proposito della possibilità per le partite IVA di rateizzare le tasse. Questo mi sembrava fosse il riferimento. Gardini, l'ho interrotta, eccoci, è un tema importantissimo, fondamentale questo chiaramente delle scadenze fiscali. Sì, che ci sta preoccupando molto il mondo del lavoro, dell'impresa. Quello che stavo dicendo, ma cerco di essere proprio sintetica, l'Unione Europea ha perso molte occasioni, faceva riferimento prima Arditti alla Brexit, le lezioni l'Europa le impara a prezzi salatissimi, allora non così e neanche dopo, voglio dire, va avanti spedita, perché abbiamo dovuto vedere la Troica distruggere un paese come la Grecia perché l'Europa riflettesse sul fatto che forse la Troica non andava troppo bene, ma comunque non è che l'ha abbandonata del tutto, sta sempre lì col centellinare le condizionalità, i controlli, le cose, insomma delle simili troiche continuano ad esserci. Abbiamo dovuto avere una Brexit che si sarebbe potuta evitare, sarebbe bastato sedersi intorno a un tavolo come chiedeva il Regno Unito e fare alcune riforme che avrebbero fatto bene a tutti i paesi dell'Unione Europea e avrebbero evitato questo dilaniarsi dell'Europa che continua anche dopo la Brexit. Abbiamo dovuto avere una pandemia come quella del coronavirus per vedere, forse mi auguro, un inizio di solidarietà e di messa comune, mi auguro anche questo, di un minimo del debito. Però vede, gli accordi in Europa si fanno sempre con i bilancini, tant'è che poi a casa tutti, se va a vedere, tornano a casa e da Rutte a Conte, che erano i due estremi, vanno a casa loro a dire che hanno vinto, perché hanno effettivamente portato a casa qualcosa, perché hanno limato e trovato quella parola poi che può essere interpretata a favore di una tesi piuttosto che di un'altra. Per questo andiamo molto cauti e per questo Giorgia Meloni, che è una persona molto pragmatica, vuole capire bene prima di esprimere le preoccupazioni, le ha già espresse, perché le condizionalità potrebbero determinare uno scippo di sovranità totale sulle politiche economiche italiane, perché potrebbe essere decise a Berlino piuttosto che ad Amsterdam, anche per questo freno, no? Il super freno che hanno messo, che non è il veto, ma insomma è una cosa simile. Io credo che adesso si debba davvero fare un lavoro in Italia fatto bene, perché è arrivato il momento degli investimenti reali, perché noi abbiamo contribuito con il nostro voto agli 80 miliardi di extra deficit, però non siamo contenti per come sono andati spesi. Per questo adesso, quando si dice coinvolgimento delle opposizioni, noi abbiamo sempre dato la disponibilità, ma coinvolgimento vuol dire
condividere le scelte, ascoltare anche le proposte che l'opposizione fa, che le ha sempre fatte e sono delle proposte concrete. Io credo che se noi andiamo al di fuori delle cifre e di un lavoro che comunque è a medio-lungo termine, e mi auguro che sarà positivo, noi adesso abbiamo delle urgenze, delle emergenze sulle quali ancora non ci sono risposte e non potranno venire da questi fondi. Quando anche tutto andasse benissimo, e ce lo In auguriamo, che senso dice che non arriveranno possono le... arrivare da questi soldi perché arrivano tardi? Certo, per la tempistica, perché tutti quanti sappiamo che i soldi servirebbero adesso. Se il governo non è stato in grado di dare quella piccola, faceva riferimento Gualtieri, no? Allo slittamento dal 30 giugno al 20 luglio, no? Degli adempimenti fiscali, ma i commercialisti chiedevano con forza un altro piccolo spostamento, è stato detto no, perché quegli 8 miliardi sembrano necessari, non si può farne a meno, servono subito. E si chiedono a chi non ha fatto utili in questo momento e deve ancora andare lì a tirar fuori i soldi. Abbiamo visto aziende che devono decidere se pagare le tasse o se pagare gli stipendi. Direttore. Ecco, allora diciamo, quello che manca adesso è l'Italia non ha tempo e mancano le risposte urgenti. Io mi auguro che sul medio e lungo termine l'Europa imbocchi la strada giusta, però adesso mancano comunque le risposte immediate. Insomma, direttore, questi soldi servirebbero prima, questo mi pare sostanzialmente la questione, e in effetti ci sono tantissimi lavoratori in difficoltà, aziende in difficoltà. Nel frattempo, cosa facciamo allora? Dunque, il tema è estremamente complesso e non riguarda solo noi, naturalmente, però è vero anche che tutte le stime internazionali danno all'Italia una previsione di decrescita del prodotto interno lordo per l'anno in corso che non ha eguali in Europa. E tanto per fare un confronto indietro nel tempo, così ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando, solo negli anni 1944 e 1945, cioè nel pieno dell'ultima fase del più grande conflitto della storia dell'umanità, della più grande guerra della storia dell'umanità, noi abbiamo avuto dei dati di calo del PIL superiori a quelli che si prevedono quest'anno. Quindi, questo lo dico solo perché c'è un punto di quello che diceva Gardini che va tenuto ben presente: non è che con la riunione del Consiglio d'Europa di questo weekend adesso è tutto a posto, perché non è affatto così. Adesso inizia il lavoro durissimo. E in qualche modo, e di questo credo che il Presidente Conte e il Governo dovranno tenere conto a cominciare dai prossimi minuti, viene meno uno degli alibi classici di tutti i governi degli ultimi anni, e questo non lo possiamo fare perché non ci sono i soldi. A questo punto questo discorso è, politicamente parlando, finito, perché vorrei anche ricordare, come dimostrano i dati sullo spread, che questo grande piano europeo, comunque lo si guardi, è oggettivamente una novità gigantesca, consente a tutti i paesi, anche quelli molto indebitati come l'Italia, di godere di un tempo significativo davanti nel quale nessuno starà più a questionare su 1 miliardo in più o 1 miliardo in meno di debito pubblico. Poi Certo. fra 10-20 anni si discuterà in altra maniera. Ma l'unica cosa di cui a questo punto il governo non può dire di non avere la disponibilità è il denaro. Quindi Certo, diciamo anche per non ci sono più scuse. Esatto, non ci sono più scuse. Ripartiamo da qua e Però ripartirò poi. Un posso momento, no, chiedere devo una andare in cosa? pubblicità. Sì, Devo andare in prego, prego. pubblicità. So che capisce che queste questioni e poi riparto anche dal sottosegretario Agea. A tra poco, grazie. Eccoci, bentornati a Timeline. Stiamo affrontando i temi di politica economica in particolare, concentrandoci chiaramente sul risultato ottenuto in Europa dal governo. Questo ho già parlato il Presidente del Consiglio Conte, lo ha fatto intanto al Senato, parlerà alle 16 alla Camera, sostanzialmente replicando lo stesso intervento, e ne stiamo parlando con i nostri ospiti. Riparto dal sottosegretario Agea. Ci eravamo lasciati dicendo, insieme al direttore Arditti, insomma, i soldi adesso ci sono, a questo punto non ci sono scuse. Ce la faremo? È chiaro che lei ci dirà sì, ce la faremo, però insomma, questo governo alcuni problemi li ha, questo non si può ignorare. Ecco, voglio dire, riusciamo intanto a metterci d'accordo su come spenderli questi soldi, spenderli bene soprattutto?
Ma assolutamente stiamo già intervenendo da subito, dall'inizio della pandemia c'è stato un intervento immediato per andare a sostenere anche le tante fragilità che il lockdown aveva fatto emergere, così come stiamo continuando a fare oggi, due scostamenti già fatti, uno in programma da fare. Dopodiché noi sappiamo bene quali sono i pilastri che stanno alla base del Recovery Fund, che sono da un lato lo sviluppo digitale e dall'altro la transizione verso un'economia verde, che sono appunto e restano i pilastri attorno ai quali dovremo elaborare i nostri progetti. L'Italia su questo non solo è avvantaggiata, ma è capofila in un processo proprio che porti l'Europa intera nel suo complesso a una decarbonizzazione, ad esempio verso il 2050, come stabilito appunto dagli obiettivi della Commissione stessa. Quindi questi capisaldi restano e orientano appunto l'azione del governo per l'utilizzo di queste risorse. Non ci dimentichiamo la scuola, interventi sostanziali in questo settore, la sanità, affinché veramente già il grandissimo lavoro che è stato compiuto da questo comparto fondamentale durante il periodo del Covid possa essere ancora di più sostenuta. Dopo anni di tagli lineari sono stati fatti investimenti importanti in questo ambito, ma devono essere rafforzati non solo nel rafforzare le strutture come gli ospedali, ma anche i macchinari, il personale, tutto un sistema che deve ovviamente garantire non solo a un regime normale la tranquillità degli italiani e del paese, ma soprattutto essere pronto ad affrontare ancora di più e meglio quelle che sono le sfide con le quali abbiamo visto si possono fare i conti da un momento all'altro. Le infrastrutture, il semplificazioni interviene anche sul codice degli appalti per poter portare a compimento anche tante opere infrastrutturali non portate appunto a compimento, che sono indispensabili e necessarie per il nostro paese. Una riforma della giustizia, il continuare a sostenere anche le tante fragilità attraverso un rafforzamento del welfare, investire. Ricordiamoci, ritornando al discorso delle infrastrutture, significa anche generare nell'immediato molti posti di lavoro, garantire appunto un sistema anche che sia all'altezza di quella che è la sfida di questo nostro percorso, che oggi semplicemente continua ma ci proietta in avanti. Quindi gli ambiti nei quali noi dobbiamo fare gli investimenti e faremo gli investimenti sono ampi, ma sono ovviamente ricompresi in questi settori fondamentali. Nell'ambito di quella che sentivo prima rappresentata come la condizionalità, se per condizionalità si intende, come si intende, una rendicontazione puntuale di come, dove e si spendono i soldi, questo non solo è necessario, ma è anche quello che stabilisce il quadro finanziario pluriennale al di sotto del quale è ricompreso il Recovery Fund. Quindi non stiamo dicendo nulla che non sia già stato detto o non sia stato già utilizzato come metodo. I fondi europei sono sottoposti a un controllo, una verifica e quindi come per i fondi europei, così il recovery, che fa parte appunto del quadro finanziario pluriennale, sarà soggetto a una verifica. L'intervento del Consiglio sarà un intervento non ostativo, sarà un diritto di veto, quindi non saremo, gli Stati dell'Unione Europea non saranno sottoposti a fatemelo dire, il capriccio di uno Stato e nel bloccare anche lo stato di avanzamento dei lavori, ma semplicemente sarà una discussione che si aprirà in seno al Consiglio, che non potrà durare più di 3 mesi, quindi stiamo parlando di qualcosa che se anche dal nostro punto di vista poteva sicuramente essere eliminato, comunque non ferma lo stato di avanzamento dei lavori, non blocca lo sviluppo dei progetti, ma semplicemente apre e chiude una discussione. Quindi il tutto resta come deve, in capo al controllo della Commissione europea. Questo è importante sottolineare. Cardini, che mi pare volesse anche aggiungere qualcosa nel momento in cui ha dato la pubblicità. Sì, mi collego direttamente a quanto diceva Laura Agea, che ci conosciamo bene, siamo state colleghe al Parlamento europeo. Qualche volta ci siamo anche trovate dalla stessa parte, però adesso, cara Laura, io mi trovo con opinioni un po' diverse, perché
Devo dire che nelle parole del sottosegretario si riporta il tutto, diciamo, a più a una normalità, più che a una eccezionalità, perché se anche questi fondi del Recovery Fund dovranno essere presi, rendicontati con le stesse modalità di tutti gli altri fondi, noi vediamo che su questo proprio l'Italia ha sempre delle criticità, non siamo rapidi, non siamo veloci, abbiamo problemi con la rendicontazione, tant'è che di quei soldi là ce n'è già un gruzzoletto che non eravamo ancora riusciti a spendere. Quindi aumentano le mie preoccupazioni. Però quello che volevo invece dire prima era che un esempio di come l'Europa fa mancare le occasioni, anche in questo caso, evidentemente per mettere più fondi, visto che il bilancio è un po' striminzito, quello che gestisce l'Unione Europea, perché è l'1% del bilancio, di tutti i bilanci nazionali, volendo mettere una cifra comunque consistente, anche se più o meno la metà di quello con cui la Commissione era partita, deve recuperare delle risorse aggiuntive. E per questo ha cominciato a parlare di risorse proprie. Quando sentite parlare di risorse proprie vuol dire che l'Europa, appunto, vuole mettere delle tasse a livello europeo. Potrebbe essere visto positivamente, come faceva prima Arditti, visto essere un inizio di fiscalità condivisa, però invece abbiamo visto che i cosiddetti frugali, Olanda in testa, tengono i privilegi fiscali, vogliono continuare ad essere dei paradisi fiscali all'interno dell'Unione Europea, ma soprattutto abbiamo visto che una tassa da cui inizia l'Unione Europea non è la web tax, che andrebbe a riportare un po' di giustizia, perché andremo a portare davvero soldi freschi in Europa da quei giganti del web che riescono sempre, diciamo, a eludere, no? Sistemi fiscali europei. Invece va a cominciare dal 1 gennaio con una plastic tax di 80 centesimi per tonnellata di plastica prodotta, che per l'Italia, per esempio, sappiamo è molto penalizzante, perché è un comparto della plastica in Italia che rappresenta una bella fetta di economia, decine di migliaia di posti di lavoro. Quindi, voglio dire, noi l'Europa qui dimostra che parte con delle buone intenzioni e poi dopo però alla fine si va sempre al ribasso, perché è molto più comodo e più facile mettere la tassa sulla plastica e sugli imballaggi di plastica, che va comunque a mettere le mani nelle tasche degli europei, degli italiani mi preoccupo in particolare, perché già questo è un comparto su cui si è già agito, il governo Conte ha agito anche in modo abbastanza robusto, e andiamo a rischiare di perdere anche posti di lavoro. Perché non la web tax? Perché non cominciamo dalla web tax? Troppo difficile. Allora vede che i grandi proclami spesso poi naufragano di fronte al discorso che è sempre lo stesso. Si fa i forti con i deboli e i deboli con i forti. Diciamo che si pensa che la web tax possa arrivare, ma lo si dice da tempo, questo è vero, questo è reale. Voglio tornare dal direttore Arditti per affrontare un aspetto, e lo voglio fare anche con te da osservatore, l'ho chiesto prima in apertura al sottosegretario Agea, cioè politicamente. Tutto questo che cosa significa? Che cosa significa per il Presidente del Consiglio Conte, che evidentemente adesso si gode questo momento di successo indubbiamente anche personale, e per la coalizione, direttore? Ma dunque, il Presidente del Consiglio esce innegabilmente rafforzato da queste ultime due settimane. Prima per la soluzione trovata sulle concessioni autostradali, anch'essa non priva di criticità, anche perché tra l'altro l'Italia ha fatto marcia indietro rispetto alla sua scelta strategica di 20 anni fa. Di fatto abbiamo deciso di ricomprare quello che avevamo deciso di vendere. E in questo nessuno si illuda che in giro per il mondo nessuno si accorge degli stop and go italiani, perché poi il mondo guarda l'Italia, non è che si pone il problema di quale governo c'era quando decidevamo di privatizzare le autostrade e di quale governo c'è quando decidiamo di ricomprarle con i soldi dello Stato. Guardano e dicono: gli italiani 20 anni fa hanno venduto le loro autostrade e adesso lo Stato decide di ricomprarsele, e qualcuno ci guarda con un po' di perplessità. Detto ciò, è innegabile che per il Presidente del Consiglio avere deciso su quel fronte dopo 2 anni di dibattito, perché ricordo che il dibattito sulla questione delle concessioni autostradali nasce all'indomani della tragedia del Ponte Morandi ed eravamo all'agosto del 1918, e riesce ancor più rafforzato dal vertice europeo.
Questo probabilmente significa, secondo me, almeno in una possibile interpretazione, che questa maggioranza di governo, diciamo così, trova motivi ulteriori per diventare in qualche modo l'unica e definitiva maggioranza di questa legislatura. Ricordo che la legislatura è cominciata in modo molto diverso, per chi l'avesse dimenticato. Io continuo a pensare che a un certo punto è abbastanza probabile che finisca per intervenire un, diciamo, assestamento nella compagine governativa, anche perché questo è nella tradizione italiana, se no non saremmo un paese che più o meno ha conosciuto una crisi di governo l'anno, e quindi tutto questo ha attraversato tutte le legislature della Repubblica dall'immediato dopoguerra a oggi. Però non c'è dubbio, non c'è dubbio alcuno, che la figura del Presidente del Consiglio come punto di equilibrio tra le due forze politiche principali, cioè Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, esce rafforzata. Tant'è vero che, Stefania, se vogliamo mettere anche un po' di malizia in questa nostra chiacchierata pomeridiana, che quando il ministro degli esteri Di Maio in un'intervista oggi dice, quando il ministro Di Maio dice, rivolgendosi al Premier, beh, sarebbe bellissimo, lo faccia se si iscrive al Movimento 5 Stelle, beh, diciamo che c'è una certa malizia in questa osservazione del ministro Di Maio. Perché la posizione di Conte sorride è tanto anche più il sottosegretario Agea. Ecco, quindi appunto. Vado subito da sottosegretario per capire come la pensa. Ma io sono dell'idea che oggi il presidente Conte abbia questo ruolo, che poi alla luce di quello che è successo in questi giorni si è ancora rafforzato, proprio perché pur essendo espressione del movimento, ma ha saputo mantenere un ruolo equidistante all'interno della coalizione di governo che lui rappresenta. E quindi nella necessità in questo momento che c'è di fare fronte comune e affrontare la parte più complessa di questo momento storico che stiamo vivendo, il suo ruolo resta forte come guida di questo governo. Poi il Movimento 5 Stelle farà tutte le sue valutazioni in una fase successiva anche a quella che è questa fase così delicata, e si deciderà come cambieremo, come proseguiremo la nostra esperienza. Ma io credo che si debba almeno attendere che inizi questa fase 3, che abbia che prenda una sua strada. Vero è che stiamo già lavorando a livello territoriale, è fondamentale il dialogo, noi stiamo continuando a formarci, a interloquire con i nostri territori, per cercare proprio anche di fare una sintesi poi di quella che dovrà essere la fase di crescita del movimento, la fase in cui si farà anche una sintesi e si inizierà non un nuovo percorso, ma si riprenderà un po' il percorso, si riprenderanno le fila. È ovvio che lo avremmo dovuto fare all'indomani anche del gesto che ha fatto l'allora capo politico Luigi Di Maio di rimettere il suo mandato da capo politico, ma evidentemente la contingenza di quello che stava accadendo ha voluto e dovuto per forza spostare i tempi, perché dovevamo far fronte a un'emergenza ben più importante e ben più grave. Io credo che nei prossimi mesi noi avremo l'occasione per parlarci, per confrontarci, ma devo anche dire che il confronto all'interno esiste, c'è da sempre. È anche positivo, seppur acceso. Forse quello che emerge dalla stampa, da un certo tipo di comunicazione, gioca un po' sul detto e il non detto. Vero è che all'interno del movimento ci sono tante anime che però si raccordano attorno a quello che sta accadendo ora. L'operato di Conte è condiviso e sostenuto da tutto. Quindi io sono convinta che il momento di sintesi, quando avverrà nel più breve tempo possibile, sarà assolutamente positivo. Forse è un po' meno idilliaca di così la situazione, però il sottosegretario fa benissimo
No, non creda, guardi, io non sono una persona che nasconde anche le difficoltà, sono una persona estremamente pragmatica e che non è abituata a confezionare un bel vestito se non è all'altezza di portarlo, mi creda. Il dibattito c'è, il confronto è molto acceso, ma è quotidiano, ma come credo ci sia in tutti i partiti e come credo ci sarà e farà parte della dialettica. Vero è che poi a volte esce a livello esterno in una percezione amplificata, ma le posso assicurare che costantemente ci si confronta, costantemente ci vorrei usare un termine anche poco consono, che potrei dire ci si scorna, ci si discute animatamente, ma c'è alla base un intento assolutamente positivo che io ravvedo costantemente ogni giorno, ma da parte di tutti. E poi se anche si esce in maniera più forte, e l'abbiamo visto, è stato fatto, questo fa anche parte di un assoluto diritto che si ha di potersi esprimere. Certo. Ma vedrà che quando nel giro di breve tempo il movimento si incontrerà, farà questo momento di verifica, ne uscirà più forte. Voglio sentire anche cosa succede. Sì, li ho visti i momenti di crisi, ma ne siamo sempre usciti assolutamente più forti e più uniti di prima. Sì, sì. C'è un tema anche a destra, naturalmente. Esatto, esatto. Infatti voglio affrontare proprio questo tema a destra, lo faccio intanto con Elisabetta Gardini. Si dice oggi su alcuni giornali, raccontano alcuni retroscena di un Salvini mai isolato come in questo momento. Le risulta? C'è una evidente competizione, insomma, tra voi e Lega, e quindi tra in particolare Meloni e Salvini, chiaramente, e che in questo momento vi sta anche portando su posizioni che lievemente vi distinguono da Salvini? Guardi, anche oggi nell'intervista che ha rilasciato Giorgia Meloni al Messaggero mi sembra invece che esca una diversità di modalità di linguaggio, sicuramente. Una Giorgia Meloni è una donna, quindi porta secondo me una concretezza, un approfondimento delle cose che fa parte proprio dell'essere donna. Siamo forse più adatte a contemplare la complessità e a non perdere di vista contemporaneamente tanti aspetti. Però poi alla fine i distinguo e le sensibilità un po' diverse. Il centrodestra, direi che alla fine la sintesi la trova sempre. Non è un caso che anche per le elezioni di queste regioni che andranno al voto a settembre, sembra che si sia trovata alla fine una sintesi e abbiamo avuto molta più facilità noi come centrodestra a trovare i candidati da proporre e i conseguenti programmi da sottoporre agli elettori. Alla fine è questa la cosa che ci distingue e ci unisce invece una concretezza, una visione anche politica ed economica, una visione del paese che ci accomuna. Diciamo che è dal 2011 che non governiamo, quindi io mi auguro che presto ci sarà il modo di presentarci agli elettori con un programma nazionale con il quale portare il contributo, perché veda, quello che manca a questo governo è la concretezza. I 5 Stelle sono animati da tante buone intenzioni, però quando si parla di Ilva sembra che pensino che da un impianto a ciclo integrato si possa con uno schioccare di dita passare al cosiddetto acciaio verde. Quando noi abbiamo un momento perché sta parlando il ministro Lamorgese, quindi io vi riporto alla Camera. Question Time è qui, risponde a interrogazioni il ministro dell'Interno sulle iniziative urgenti volte a contenere i flussi migratori illegali verso l'Italia. Armi per uso venatorio. Viene previsto che in sede di presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni di porto d'arma, i titoli ancora in corso di validità, compresi quelli prorogati ai sensi dell'articolo 103, debbano essere lasciati nella disponibilità del titolare fino alla scadenza e comunque fino al rilascio del provvedimento di rinnovo. Assicuro inoltre che al fine di evitare un congestionamento dell'attività amministrativa, gli uffici competenti sono stati sensibilizzati ad adottare piani di lavoro per l'accelerazione e conclusione delle diverse procedure sospese a causa del Covid.
Covid-19. Per quanto riguarda infine il versamento della tassa di concessione correlata ai permessi di caccia, il competente Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che sulla base di quanto disposto dal DPR numero 641, la tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti venuti a scadenza vengono di nuovo posti in essere. Nel caso in esame, non essendo i permessi di caccia giunti a scadenza, si ritiene che la suddetta disposizione ricomprenda anche la proroga della tassa di concessione relativa ai permessi di caccia. Facoltà di replicare il deputato Planger, prego. Ringrazio il Ministro per la risposta e mi dichiaro soddisfatto. Il problema esposto è chiarito. Grazie. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 31687. Deputati Giuliano. Allora, Dante, vediamo. Sì, eccomi. Adesso posso parlare. Direttore. No, aggiungo un tema. Quello che dice l'onorevole Gardini è ineccepibile. Però io vorrei anche dire questo. Giorgia Meloni ha fatto un atto politicamente, secondo me, rilevante nello scegliere una tonalità di commento alle decisioni di Bruxelles diversa da quella di Salvini e vorrei dire, ancora più importante a mio avviso, diversa da quella che la stessa Meloni ha usato nei tempi recenti e nel passato, anche diversa dalle tonalità della manifestazione di Piazza del Popolo a Roma di poche settimane fa. Cioè Meloni ha in qualche modo compreso, secondo me, col commento di queste ore, che anche per il fronte sovranista è necessario un po' cambiare registro. E per quanto riguarda l'Italia è successo, ed questo secondo me è il fatto politicamente più importante, che la linea indicata dal titolare del pacchetto di voti più importante a destra, cioè Matteo Salvini, non è stata seguita fino in fondo dai suoi alleati, che è vero, come dice Gardini, che sono alleati senza polemica, anzi con grande sintonia di vedute, nella dimensione di elezioni regionali, ma che invece nelle scelte di alleanze internazionali, di collocazione internazionale dell'Italia e quindi nelle grandi scelte di governo presentano un'articolazione di posizioni che, per carità, in democrazia è solo virtuosa, quindi non è che siamo qua a dire viva il pensiero unico, no, del pensiero unico non sappiamo cosa farcene e lo lasciamo a quei posti del mondo dove ne hanno voglia, noi non lo vogliamo il pensiero unico. Ma non c'è dubbio che la posizione di Giorgia Meloni delle ultime ore rappresenta una rottura elegante finché si vuole con lo schema tipico della destra italiana e come tale va registrata. Io devo chiudere. Direi che è una grande coerenza, però se mi permette... Sì, velocissima, perché poi devo chiudere. Velocissima, sì, che io credo che passato questa sbornia di complimenti, io la vedo un po' come il balcone quando si era decretata la fine della povertà, poi dopo domani torniamo alla vita reale con le imprese che hanno gli stessi problemi, i lavoratori che hanno gli stessi problemi, le famiglie con gli stessi problemi e una marea di tasse da pagare entro fine mese, perché poi la realtà è questa e questo accordo non ci mette al riparo di tutto ciò. Questo resta la realtà della vita di tutti i giorni. Però per diciamo fortuna, che Elisabetta, almeno arriveranno dei soldi, vediamo di spenderli bene, questo sarà fondamentale, quantomeno arriveranno dei soldi e non sono pochi soldi, 200 miliardi per l'Italia, di cui 81 circa sono di sussidi, questo insomma è fondamentale, è vero, arriveranno più in là e quindi li attendiamo. Grazie, io ringrazio i miei ospiti, grazie ancora al sottosegretario Laura Gea, grazie ancora a Elisabetta Gardini, grazie al direttore di formiche.net Roberto Arditti, a presto, buon lavoro a tutti. Noi ci vediamo tra pochissimo invece a partire dalle 16. Grazie.